Signore e signori, il mio nome è TheRaper93 e oggi siamo qui per dare un'occhiata a Strike Vector. Allora, questo è un gioco molto particolare. Che cos'è? È un gioco, uno sparatutto, basato su questa sorta di aerei barra navicelle spaziali, non saprei bene come definirle, però sì, sono una specie di aerei futuristici che combattono con varie armi in aria. Come funziona? Praticamente è molto semplice. Voi entrate in una partita e dovete scegliere una di 8 armi. Potete fare questa cosa in entrambi i vostri lati del vostro velivolo. E sono sempre le stesse 8 armi, quindi potete mettere una di queste 8 armi diverse in ognuno delle vostre braccia, oppure mettere in tutti e due i lati la stessa cosa. In questo modo potete ovviamente decidere di specializzarvi, per esempio nel combattimento ravvicinato, in quella lunga distanza, medio raggio, cose così, oppure se andare su una cosa più versatile che abbia un'arma a distanza e una più ravvicinata, no? Quindi magari un fucile a pompa e una carabina, per dire. In questo modo potete ovviamente essere più versatili e più d'aiuto. Dopo aver scelto l'arma potete scegliere un'abilità passiva e un'attiva. Le abilità passive sono per esempio resistenza aumentata, sono un'altra serie di cose più particolari. Oppure le attive sono tipo un boost che vi spara velocissimi in avanti, oppure anche qui molte altre cose. E in pratica questa è la vostra personalizzazione. Una volta fatto ciò potete entrare direttamente nella partita. E è molto immediato come gioco, nel senso è molto immediato capire i comandi, capire come entrare nella partita, ci vuole veramente 2 secondi una volta che avete avviato il gioco. Però è un gioco molto difficile, ci vuole molta skill, molta abilità e ci vuole molto per acquisirla. Non è un gioco da giocatori occasionali che entrate 5 minuti, fate una partita e poi uscite. Non è stile Call of Duty, no, è molto differente. È un gioco in cui dovete giocare molto per diventare bravi, non potete semplicemente così entrare e sperare di uccidere tutti, fare una partita da 3000 uccisioni. È molto difficile perché dovete manovrare bene il vostro velivolo e dovete sparare con precisione i colpi. Per aiutare un pochino i nuovi giocatori ci sono delle armi autoguidate che inseguono i nemici e devo dire che aiutano un pochino. Perché ovviamente non dovete avere la precisione assoluta nel mirare cose così. Però di certo fanno molto meno danno rispetto ad altre armi che invece vi uccidono in un colpo solo o cose del genere. Quindi è un gioco traumatico per i nuovi giocatori, non è semplice. Per il resto, quanto riguarda il resto, c'è una meccanica fondamentale attorno alla quale gira il gioco, che è quella di cambio di stance, di forma, non so bene come chiamarlo. Però usando il tasto spazio cambiate la modalità normale, quella in cui vi muovete a velocità, diciamo, abbastanza moderata in giro per la mappa. Premendo spazio invece diventate statici e potete muovervi molto piano. Però questo vi aiuta a mirare meglio, ovviamente, perché non siete in movimento e potete eseguire colpi più precisi. Questa cosa è molto interessante perché potete fermarvi per sorprendere i vostri nemici, oppure, non so, cose del genere, che rendono il gameplay più vario. Purtroppo però ci sono solo 8 mappe e solo qualche modalità che sono le più standard che trovate in tutti gli altri sparatutto. Ed è un po' la debolezza del gioco, il fatto che costa 23 euro se non sbaglio e che abbia un contenuto così limitato, perché ha solo la parte multigiocatore e basta, non ci sono neanche modalità particolari e cose così, rende il titolo molto difficile da consigliare al giocatore occasionale per il prezzo, perché vi richiede di giocarci molto per diventare un minimo competitivi. Quindi se non siete appassionati di giochi tipo Shootmania, Counter Strike, cose del genere, state lontani da Strike Vector, perché sono sicuro che vi frustrerà, perché richiede molte ore di pratica. Per il resto, se siete appassionati del genere, senza dubbio Strike Vector è un gioco molto originale che non si è mai visto, perché non ho mai visto sparatutto di questo tipo multigiocatore. Quindi questo è quello che penso su Strike Vector, e quindi l'acquisto è consigliato solo a giocatori appassionati del genere. Il mio nome è TheRaper93, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima.